L'onorevole Michele Gubitosa dei 5 Stelle in collegamento ad Avellino. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Gubitosa, anche voi siete per intervenire sull'IRPEF, si è parlato di meno aliquote. Qual è l'intenzione dei 5 Stelle? Cosa si devono aspettare le famiglie? Sicuramente semplificare la tassazione, pagare meno tasse e avere chiare le tasse da pagare riducendo gli scaglioni di pagamento. Dopodiché in questo momento il Paese ha ancora bisogno, le imprese hanno ancora bisogno di essere sostenute. Io ricordo che fino ad aprile di quest'anno sono state aiutate le aziende che hanno avuto un calo di fatturato del 30% con dei sostegni e quest'anno siamo riusciti come Movimento 5 Stelle a far aiutare le aziende anche se hanno avuto una riduzione degli utili o una perdita, in quanto il calo di fatturato era un indice che poteva andar bene per l'anno scorso, quando era l'unico fattore che avevamo per indicare la salute di un'azienda. Quest'anno con i bilanci chiusi le aziende possono essere aiutate se hanno avuto una perdita, perché calo di fatturato non significa necessariamente una perdita, così come un aumento di fatturato non significa necessariamente guadagnare di più. Quindi le aziende vanno ancora sostenute e ricordo che anche per le imprese, per le partite IVA e i professionisti è stato fatto per chi ha avuto un calo di fatturato l'anno bianco, ovvero non pagheranno le tasse. Ecco, continuare ad aiutare le aziende, le partite IVA e i professionisti che hanno avuto un calo di fatturato per il Movimento 5 Stelle è un tassello importante, perché solo aiutando le imprese aiutiamo anche i lavoratori a conservare il loro proprio posto di lavoro. Gubitosa, l'abbiamo vista la questione delle imprese anche con i vari decreti sostegni, però le chiedo in particolare, stiamo parlando dell'IRPEF, e le famiglie si aspettano soprattutto l'intervento sul famoso terzo scaglione che ricordiamo improvvisamente porta l'aliquota 10 punti in più, quello soprattutto le penalizza. Io le chiedo su questo, il 5 Stelle andrà avanti per un taglio? Noi andremo avanti per un taglio, in ogni scaglione c'è stata una riduzione della tassazione, quindi gli scaglioni sono stati diminuiti e ogni scaglione, anche se allargato, ha avuto una riduzione delle tasse, quindi noi continueremo a portare avanti che per le aziende e per gli scaglioni bisogna diminuire la tassazione. Gubitosa, ha sentito Fratoianni sulla questione del vostro emendamento, era sbagliato, le chiedo una replica. Guardi, è chiaro che i lavoratori, quindi il reddito di cittadinanza ha aiutato il nostro paese, è stato uno strumento straordinario che ha aiutato anche a non farci scendere, cioè a non far salire la soglia della povertà. Poi per quanto riguarda queste offerte di lavoro e quindi questi dipendenti che non riescono, che non vogliono lavorare, io diciamo che concordo sul fatto che non è così, nel senso tanti giovani vogliono lavorare, bisogna vedere come sono queste offerte di lavoro e se il reddito di cittadinanza è di 780 euro è normale che se poi l'offerta di lavoro è molto al di sotto la risorsa non lo accetta, mi sembra quantomeno una cosa normale. Dopodiché questa cosa che mancano i posti di lavoro, io la sento almeno da 20 anni. La realtà è che ci sono delle richieste di lavoro che cambiano, che sono più complesse, quindi noi dobbiamo investire in formazione, formare le risorse affinché gli imprenditori le possano già trovare formate e farle lavorare. Quindi io credo che sia da un lato un problema di formazione per alcuni posti di lavoro, dall'altro lato invece è chiaro che le regole vanno fatte rispettare. Se esistono dei salari, vanno dati così come prevedono i contratti nazionali, e se sono al di sotto è giusto che le risorse che prendono il reddito di cittadinanza le rifiutino. E Gubitosa, la stessa domanda, siete per la proroga dello stato d'emergenza e sulle mascherine? Guardi, grazie all'accelerazione della campagna vaccinale noi dobbiamo aprire il prima possibile. Mi auguro che a breve toglieremo l'obbligo delle mascherine all'aperto e finalmente con il Green Pass potremmo sia viaggiare all'estero che avere anche turisti. Infatti io mi aspetto in questo momento una campagna proprio per attrarre i turisti in Italia, per far ripartire il turismo, e invito anche i nostri concittadini a girare l'Italia. L'Italia è il paese più bello del mondo, dal turismo da quest'estate possiamo far ripartire le imprese e i lavoratori. Grazie onorevole Gubitosa.